cavolo! Non avrei mai pensato che un giorno avrei lavorato con il professor Impossible. Neanch'io. Questo è un sogno che diventa realtà. No, intendevo perché mi ha bocciato al college. Non ha bocciato anche te, scusa. Me la sono cavata con una sufficienza. Mio padre è morto in quel semestre. Sai il mio codice fiscale? Perché dovrei saperlo? Ah, voi lo considerate fantastico, ma non fa altro che parlare di se stesso e delle sue invenzioni. Sono lieto di darvi il benvenuto alle Impossible Industries, signori. So che il viaggio è stato lungo, ma confido che sia stato almeno piacevole. Come facciamo a saperlo? Eravamo bendati! Sì, è un dettaglio di cui vi chiedo scusa, ma dato che questo progetto è frutto di uno sforzo congiunto tra le Impossible Industries e il governo, siamo tutti sottoposti a misure di sicurezza severissime. Ah, è noto che avete già indossato le vostre aitute. Io noto che lei non la indossa. Ah, che sciocco, l'ho dimenticata. Così va meglio. Ero a pranzo con i consiglieri della sicurezza nazionale. Allora, come vi stanno? Impossibilmente bene, giusto? È la cosa più comoda che io abbia mai indossato. È come non avere niente addosso. È come avere una seconda pelle. Hai una cosina marrone sulla punta del naso. A proposito di pelle, dovete sapere che le aitute riciclano le cellule morte della vostra stessa pelle, con cui alimentano il sistema interno di aria condizionata che vi mantiene a una temperatura costante di 21 gradi. Sì, è tutto molto bello, ma la mia mi sta da schifo. Oh, chiedo scusa. Un secondo. Ecco, allora com'è adesso? Impossibilmente fantastica. Grazie. Si conformano perfettamente ad ogni tipo di corpo e movimento. Ah, persino ai miei movimenti impossibili. Sono ipoallergeniche e impediscono che nei laboratori cadano residui di pelle e di peli. Ah, ok, d'accordo, grandioso. Wow, ha inventato i mutandoni termici. Dov'è la ficata? Scusate. Mi dica, professore, con queste aitute, come si fa a, come dire... Andare in bagno? Bisogna abituarsi, ma questo è il momento perfetto per fare un po' di pratica. Ma... cosa? Test antidoping obbligatorio, politica aziendale. Non dovete far altro che pensare di andare in bagno e le aitute faranno il resto. Ehi! Funziona! Geniale! Ehi! Che forza, ragazzi! Io non porto le mutande.